Gianluca D'Alessandro, siamo qui per celebrare questo tuo bronzo agli eroi. Sì, ovviamente grande soddisfazione per me e per i ragazzi dell'Accademia, ma non solo questo bronzo europeo. Stasera premieremo altri due atleti che hanno raggiunto degli ottimi traguardi sempre agli ultimi campionati assoluti di Ciambarà, sempre due atleti della mia Accademia che stasera premierò non in qualità di maestro, ma in qualità di delegato provinciale. Quando il settore nazionale dell'Ocsen mi ha riconosciuto la delega provinciale per quanto riguarda proprio questa specialità. Quindi sì, diciamo che il punto più importante è questo bronzo internazionale. In quanto noi ci siamo avvicinati al Ciambarà da circa un anno e portare un risultato così importante ad Avellino non fa che gratificare non solo il mio lavoro, ma quello di un'intera squadra che da anni riusciamo a vestire la maglia azzurra non con pochi sacrifici. Quindi sono circa 3 anni che consecutivamente riusciamo a essere fissi nella nazionale di Taekwondo e quest'anno siamo giunti anche nella nazionale di Ciambarà. Quindi 4 anni, 4 maglie azzurre ogni anno. Quindi la nostra accademia è protagonista a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Quindi per me è un orgoglio davvero importante. A distanza di qualche settimana, quali sono le tue sensazioni dopo questo successo? Ma stentavo un po' a crederci in quanto ci siamo avvicinati, diciamo, un po' per gioco, perché ovviamente avendo io ormai 28 anni di pratica di Taekwondo, avvicinarmi a un'altra disciplina è stato inizialmente da un punto di vista atletico semplice, in quanto ci siamo sempre allenati, però da un punto di vista tecnico-tattico c'erano molte cose da registrare. Siamo riusciti comunque a lavorare bene, grazie ovviamente ad uno staff, quello dell'ASRC Sport Ciambarà, diretto dall'ottimo maestro Diego Falco, siamo riusciti a registrare un ottimo lavoro, quindi sicuramente questo ha fatto sì che io giungessi sul podio internazionale. A breve abbiamo degli eventi molto importanti proprio per quanto riguarda il Ciambarà. In effetti il 19 giugno ci sarà l'International Irpinia Cup e quest'anno sarà, io ho fatto già 7 edizioni con il Taekwondo, quest'anno faremo l'ottava edizione, la spostiamo sul Ciambarà, quindi per dare un po' di risalto a questa disciplina, perché credo che abbia tutte le caratteristiche per poter arrivare ad essere uno sport molto più conosciuto di quello che è. Per noi è un motivo di grandissimo orgoglio avere un concittadino che porta il nome di Atripalda sul piano internazionale, europeo, a grandi livelli. Con Gianluca D'Alessandro c'è una collaborazione, se così vogliamo definire, da tempo. Noi in altra occasione abbiamo presentato invece ed evidenziato le gesta compiute dai suoi allievi.
insomma, è una bella lotta, non si sa se è l'allievo che supera il maestro o viceversa, sono in competizione continua. Sindaco, per Atibaldo è importante avere questi atleti che comunque portano lustro in città? Sì, indubbiamente noi crediamo molto nell'attività sportiva, tanto è vero che, come io dico spesso, il pomeriggio le nostre palestre, quelle annesse alle scuole, hanno sempre la luce accesa, perché è necessario che i ragazzi, oggi che non ci sono molti spazi nei quartieri per giocare come avveniva, diciamo, quando io ero più adolescente, hanno necessità di punti e momenti di aggregazione, tra virgolette, puliti, e lo sport ovviamente è il top sotto questo profilo, quindi ben vengano tutti quei luoghi in cui si fa sport, e Gianluca D'Alessandro si impegna in questo senso. Signor Corrado, siamo qui a celebrare Gianluca D'Alessandro, un grande successo il suo nel Ciambarà. Sì, Gianluca quest'anno è stato con noi agli Europei di Parigi, la sua prima esperienza a livello europeo, è riuscito a conquistare un bronzo nella specialità Choke and Free. Si è distinto tra più di 15 atleti nella sua categoria. Come prima esperienza è stato soddisfacente, ha dimostrato le sue capacità atletiche che ha sempre dimostrato anche nel Taekwondo, e ora si sta cimentando con noi in questa nuova avventura del Ciambarà nel settore Xen in Italia. Dove può un atleta della sua età trovare gli stimoli per affrontare una manifestazione del genere? Bella domanda. Allora, proprio il Ciambarà come sport non ha limiti di età, anche i mondiali possono partecipare dai 6 anni fino ai 50-60 anni, perché è uno sport proprio per tutti, non c'è contatto fisico, quindi non è richiesta una grandissima preparazione atletica, ma a volte basta anche molta tecnica, esperienza poi con gli anni, e quindi permette un po' a tutti di potersi anche divertire solo a livello amatoriale, non agonistico, di poter competere in gare così dilettantistiche senza mirare ai mondiali, agli europei o al campionato nazionale. È uno sport proprio adatto a tutti, da provare. Il Pini ha la possibilità di testare come, diciamo, un successo possa aumentare l'entusiasmo per la federazione, insomma, è un ottimo segnale per la crescita del movimento. Sì, per noi certo, quando una medaglia è sempre uno stimolo anche per gli altri a provare, anche per gli stessi allievi del maestro D'Alessandro, a raggiungere anche loro un obiettivo, una medaglia, arrivare ai prossimi europei che saranno in Bielorussia tra 2 anni o al mondiale a Tokyo a novembre. Certo, la vittoria è sempre uno stimolo per gli altri, per cercare di raggiungere la stessa meta. E in Irpinia il maestro D'Alessandro, che è il nostro referente provinciale per il Ciambarà Xen, è un orgoglio per noi che ha conquistato questa medaglia di bronzo, che non era facile. Sì, in effetti abbiamo avuto una grande ripresa del Ciambarà in quest'ultimo anno, e lo dimostrano le medaglie che abbiamo ottenuto all'Europeo, perché c'è la medaglia appunto di Gianluca, ma in realtà torniamo con ben 43 medaglie, quindi sulla nazionale alle prime esperienze possiamo essere più che soddisfatti di questi risultati ottenuti, anzi al di sopra di ogni aspettativa. Torniamo con 3 super champion e con numerosissime medaglie d'oro, quindi lavoro non solo c'è, ma è anche di